Ciao a tutti diavoletti, oggi il nostro cagnolino sta piangendo perché ieri hanno rubato tutti i suoi pop-it. Eh sì, hanno rubato tutti i suoi pop-it rari. Guardate, questa è la busta dove c'erano tutti i suoi pop-it, ma adesso non ci sono più perché un ladro è venuto a casa e li ha rubati tutti. Ha rubato tutti i pop-it rari. Ha rubato i pop-it preferiti del nostro cagnolino. Li ha rubati proprio tutti. Non ne ha lasciato nemmeno uno. Il nostro cagnolino sta piangendo. E adesso vi facciamo vedere quello che è successo ieri. Il nostro cagnolino sta continuando a piangere. Ma c'è un modo per farlo smettere di piangere. Dobbiamo trovare quel ladro. Il ladro che ha rubato tutti i suoi pop-it. Di sicuro si nasconderà in zona. E appena lo troveremo, dobbiamo riprenderci tutti i pop-it che ha rubato al nostro cagnolino. Questo posto è gigante? Eh sì, è davvero difficile trovare quel ladro. Chissà dove si è nascosto. Ha rubato tutti quei pop-it, è stato veramente fortunato. Perché il nostro cagnolino aveva i pop-it più rari del mondo. Eh sì, e quel ladro li ha rubati tutti. C'erano tutti i pop-it del cagnolino qui dentro. Chissà dove si nasconde quel ladro. Sento delle voci, provengono da qui sotto. Vieni a sentire. C'è qualcuno qui sotto. Oh mio Dio. Ma stai scogitando un piano. Cosa sta dicendo? Voglio costruire un parco di pop-it con tutti questi pop-it. Qui sotto, sotto questo buco, si nasconde il ladro di pop-it. Senti, sta continuando a parlare. Costruire un parco di pop-it con i nostri pop-it. No, 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 il cagnolino non lo permetterà. Oh, non piangere, non ti preoccupare. Riprenderemo tutti i tuoi pop-it. Visto che abbiamo scoperto dove si nasconde il ladro di pop-it, parliamo con lui, no? Ladro! Chi sei? Eccolo, mi ha risposto. Come ti permetti di chiamarmi ladro? So tutto, so tutto. So che hai rubato tutti i pop-it del nostro cagnolino. Allora siete voi. Allora siete voi. Ha capito chi siamo. Siete i ragazzi a cui ho rubato i pop-it. Eh sì, e adesso li rivogliamo indietro. Non ve li darò mai. Non ve li darò mai. No, Hope, non piangere. Sto continuando a piangere. Non ti preoccupare, Hope, li riprenderemo. Adesso che sappiamo dove si è nascosta, li riprenderemo tutti. E scenderemo sotto questo buco per prendere tutti i pop-it. Anche se è molto profondo. Che ansia. Avete tutto questo coraggio? Eh sì, ce l'abbiamo tutto questo coraggio. Sai perché? Perché amiamo il nostro cagnolino e vogliamo tutti i pop-it. Io adesso andrò via da questo buco e mi nasconderò. No, 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 non andare via, non andare via. Sta correndo. La senti, sta correndo. Cosa facciamo? Inci è uscita da questo buco e si è nascosta nel parco. Andiamo a cercarla. Ok. Questo parco è troppo grande. Vedi qualcuno, vedi qualcuno? No. Dio. Sì, è proprio lei. E tutti i pop-it con lei. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Nascondiamoci. Ok. Diavoletti, ci siamo nascosti. Abbiamo trovato il ladro. Abbiamo trovato il ladro. Cosa facciamo? Dobbiamo riprendere tutti i nostri pop-it. In che modo? Non lo so. Andiamo lentamente vicino a lei. Ok. Diavoletti, la stiamo spiando, guardate! Ha tutti i pop-it del nostro cagnolino! Li ha veramente tutti! Guarda! C'è il ladro lì! Lo so! Non piangere, non piangere! Se no si potrebbe sentire! Cosa sta facendo? Sta contando tutti i pop-it! La sua missione è costruire un parco di pop-it! Perciò li sta contando, perciò li sta contando! Lo so! Cosa facciamo, cosa facciamo? Cerchiamo di avvicinarci, no? Lentamente. Sì. Attenzione. Siamo sempre più vicini, siamo sempre più vicini. Oh! Vinci. Ci ha scoperti, ci ha scoperti. No, cagnolino, me lo prendo. Cosa? Non possiamo permetterlo. Ha preso anche il cagnolino, ha preso anche il cagnolino.
Sta portando anche tutti i poppet insieme al cagnolino. È andata via e noi non possiamo avvicinarci, sai perché? Perché? Potrebbe avere un'arma, potrebbe avere qualcosa che potrebbe farci del male. Ma non possiamo lasciare che porti via il nostro cagnolino. Abbiamo tanti ricordi insieme al nostro cagnolino. Ti ricordi quando schiacciava tutte le palline dei poppet? Non possiamo far rubare il nostro cagnolino. Quindi cerchiamo quel ladro e troviamo il nostro cagnolino. Diavoletti, stiamo continuando a cercare quel ladro, ma non lo troviamo. E dobbiamo trovarlo per forza, perché ha rubato il nostro cagnolino. Il nostro amore. Lui dorme sempre con noi la notte, nel nostro lettino. E noi dobbiamo trovarlo. È come se fosse un figlio per noi. Il nostro piccolo figlioletto, e non permetterò che un ladro me lo porti via. Non vedo nessuna traccia del ladro. Niente. Oh mio Dio. Pinci. Ma è il poppet preferito del nostro cagnolino, Pikachu gigante. E sai questo cosa significa? Che il ladro è stato da queste parti. Eh sì, se abbiamo trovato un poppet vicino a questo buco, significa che il ladro è sceso in questo buco. Oh mio Dio, questo buco è profondissimo. Senti, c'è qualcuno che sta camminando in questo buco. Lo sento. Sicuramente sarà il ladro, insieme al nostro cagnolino e insieme a tutti i poppet. Adesso cerchiamo di aprire questo buco. Vai. Ok. Si apre, ma... Ok. Oh mio Dio. Vinci, hai il coraggio di scendere qui sotto per salvare il nostro cagnolino? Non ho neanche il coraggio di mettere la mano un po' più sotto, Anto. Questo buco è spaventoso, pieno di, non so, piume. Avvicino un po' la telecamera, ma non ti prometto nulla. Allora io ho il coraggio. Scendo qui sotto e cerco di trovare il ladro e prendo il nostro cagnolino. Vado, Vinci? Sei impazzito? Shh, vado. Fai attenzione. Qui sotto, ma non ho trovato niente. Il ladro è andato via. Ah, di già. E dove sarà andato mai? Non lo so, ma qui non c'è niente. Ok, allora esci da qui. Vinci, sto uscendo da questo buco, ma ci sono tanti ragni. Ah, che schifo, sto per uscire. Che ansia. Vinci, sono uscito da questo tubo e il ladro non c'era. Secondo me è andato dall'altra parte del parco. Andiamo a controllare. Sì, dobbiamo subito andare a cercarlo. Vinci, è il ladro di poppet. È andata lì. Oh mio Dio, cosa facciamo? Avviciniamoci lentamente, ok? Dobbiamo avere forza e coraggio, perché dobbiamo riprendere il nostro cagnolino. Spiamola. Vinci, guarda, siamo stati fortunati perché sta dormendo. Adesso il piano è prendere tutti i poppet, il nostro cagnolino e poi fuggire via. E andare a casa tutti felici e contenti. Guarda Vinci, c'è il poppet fantasma lì. Ci sta sorridendo. Diavoletti, non facciamo tanto rumore, potrebbe svegliarsi. Ci sta muovendo. Non svegliarti, ti prego, non svegliarti, ti prego. A dormire. Mancano questi due. Questa busta è sotto la sua testa, potremmo svegliarla. Oh mio Dio. Prendo prima questa. Ok. Sta continuando a dormire beata. Diavoletti, manca l'ultima busta, manca l'ultima busta. Sta usando questa busta come cuscino. Ma noi dobbiamo prenderla. Questi sono tutti i poppet del nostro cagnolino. Forza e coraggio. Continuando a dormire. Sbrigati. Ma qui ci sono solo poppet. Dov'è il nostro cagnolino? Dove ha nascosto il nostro cagnolino? Ci sono solo poppet. C'è il poppet gufo. C'è il poppet granchio. Ma non c'è il nostro cagnolino. Dove ha nascosto il nostro cagnolino? Aspetta un minuto. Forse ce l'ha in braccio. Forse ce l'ha in braccio. Zitto. Allora Vinci, senti, io la sveglio e le chiedo dov'è il nostro cagnolino. Non possiamo stare senza il nostro cagnolino. Ehi, ladra! Eccola, si sta svegliando. Svegliati! Cosa volete? Cosa volete? Vogliamo il nostro cagnolino. Dove l'hai nascosto? L'ho nascosto in un posto strano, non lo troverete mai.
L'ha nascosto in un posto strano e non lo troveremo mai. Dove l'ha nascosto? Dove l'ha nascosto? Per favore, diccelo. Dai. Non te lo dirò mai. Non te lo dirò mai. Ti prego. Non te lo dirò. Vinci. Ha nascosto il nostro cagnolino in un posto strano e ha detto che non lo troveremo mai. Dai, per favore, noi amiamo molto il nostro cagnolino. Dici il posto. No, andate a cercarlo. Sto cercando il nostro cagnolino nei Poppit, ma non lo trovo. Non c'è proprio nessuna traccia del nostro cagnolino. No, qui ci sono solo Poppit, guarda. Poppit enormi. Mi è venuta un'idea. E se avesse nascosto il nostro cagnolino in quel buco? Quello dove è scappata. Andiamo! Eccoci qui. Siamo vicino al buco. E sentiamo un cagnolino che sta piangendo. Lo senti tu, Vinci? È proprio il nostro cagnolino. È il nostro cagnolino. Ok, dobbiamo rimuovere questo coso. Lo senti? Si sente ancora più forte il pianto. Il carino sta piangendo. Prendiamolo, dai. Quel ladro ha nascosto il nostro cagnolino in questo tubo. Oh mio Dio. Adesso lo prendo. Oh mio Dio, che carino. Sei di nuovo con noi, sei di nuovo con noi. Come ti senti? Guarda qui, abbiamo recuperato tutti i tuoi Poppit. È felicissimo, Diavoletti, è felicissimo. Sta riconoscendo tutti i suoi Poppit.